ragazzi, oggi sono in compagnia di un marchio davvero leggendario per la musica mondiale. Parliamo di Bang & Olufsen, questa azienda danese che ormai da circa 100 anni produce sogni. Sogni trasformati in oggetti che creano musica. Assolutamente i diffusori più famosi al mondo, ma anche la tecnologia. In questo caso, vedete, appesi al mio collo, sono degli auricolari. Parliamo di auricolari Bluetooth con tecnologia avanzatissima 4.2, parliamo dei Beoplay H5. 18 grammi di peso, davvero incredibili. Tecnologia all'avanguardia, parliamo di codec aptX e aptX LL a bassissima latenza, quindi vuol dire che quello che vedete sentite direttamente in sincrono, ma anche codec ACC, quindi il trasferimento della musica attraverso il segnale Bluetooth è un segnale di eccellenza perché ormai ha raggiunto e superato anche la qualità CD. Io le ho testate, le ho spremuti con vari smartphone. Ho sentito la musica in alta definizione, la FLAC, ho sentito qualsiasi tipo di brano, dal country al rock, e queste cuffie mi hanno soddisfatto in ogni parte. Mi sono piaciuti veramente tantissimo. Il costo è esoso, parliamo di circa 250 euro, un prodotto davvero di eccellenza. Qualche amico mi ha detto che questi sono i The Beers degli auricolari. Io li ho testati, sto continuando a testarli e ho il piacere di poterli indossare. Ma andiamo a vedere all'interno della nostra confezione cosa c'è. E vediamo un pochettino il ricco parterre di accessori. Spostiamo un pochettino la nostra scatola al lato sinistro. Vi dico subito che all'interno della confezione c'è un comodissimo e bellissimo sacchettino che ci consente di poter tenere al sicuro le nostre cuffie. All'interno ho messo i vari gommini, non ve li faccio vedere perché li vedremo dopo un pochettino nello specifico, ma vi dico subito che ci sono tantissimi ricambi per i gommini degli auricolari. Ci sono sia i gommini in silicone che i gommini in neoprene, sono molto adattabili alle orecchie, anche se io preferisco quelli in silicone, vi spiego subito perché, ma non solo, perché c'è anche un kit di gancetti. Questi auricolari voglio ricordare che sono fatti in corda, assolutamente resistenti, antistrappo, davvero fatti molto bene. Allora, il gancetto si monta in questo modo qua, ne sono tre che escono dalla confezione, dopo li vediamo, in modo che si possono regolare a secondo della grandezza del collo. Allora, ma non finisce qua perché all'interno della nostra confezione abbiamo il caricabatterie magnetico che è davvero incredibile, ve lo faccio vedere, eccolo qua, l'ho preso a volo, Bang & Olufsen davanti serigrafato, la plastica è davvero molto bella. All'interno ha un sistema magnetico di aggancio che vediamo dopo, ma questi qui si collegano direttamente a un caricabatterie da rete, classico caricabatterie da cellulare. In questo caso io ho sotto mano un Qualcomm che serve a ricaricare un pochettino tutti i cellulari con una ricarica adattativa, quindi ve lo posso consigliare tranquillamente. All'interno della scatola abbiamo anche il libretto di istruzioni che dice tutto nulla, anche se è molto completo, però diciamo che l'utilizzo di questi auricolari è davvero intuitivo. Vedete qui lateralmente c'è la console di comando che consente di attivare tutti i comandi, la vediamo subito nello specifico, quindi per me questi auricolari davvero mi hanno stupito, ma andiamo a vedere un pochettino il funzionamento di questi auricolari. Abbiamo fatto una panoramica per quanto riguarda gli auricolari Beoplay H5. Questo è il parterre di accessori che è racchiuso all'interno, il sacchettino fatto molto bene con la serigrafia Beoplay. Assolutamente anche i nostri sostituti dei gommini, sia in neoprene che si adattano molto bene all'orecchio. Dicevo, io preferisco quelli in silicone, due già sono preinstallati. I nostri tre gancetti che servono a tendere direttamente il nostro cordino. Gli auricolari sono già posizionati all'interno del caricabatterie che vedete lampeggiare perché è magnetico assolutamente la carica. Già ho provveduto a metterlo in corrente. Guardate qui, il sistema è magnetico, si agganciano e partono. Ma la particolarità di questi auricolari non è tanto il caricabatterie, ma la qualità sonora assolutamente, perché parliamo di auricolari di massima eccellenza. Allora, vi faccio vedere subito il pannello comandi che vedete qui, Beoplay direttamente, la serigrafia più e meno sono il volume più e meno, ma serve anche per mandare il brano avanti e indietro, per l'utilizzo telefonico, il tasto Beoplay centrale che serve per attivare, per accendere gli auricolari, ma anche per rispondere oppure posare una telefonata. Gli auricolari si comportano molto bene con il funzionamento telefonico, ma voglio ricordarvi che la serigrafia avanti non è attiva, ma bensì dietro ci sono dei comodissimi bottoni nascosti che sono fisici. Per me sono molto buoni perché sono superiori ai bottoni digitali, perché quando si corre, quando si è in strada, che non si vede cosa si tocca, con questo tasto a rilievo sappiamo benissimo cosa stiamo toccando? Nel lato c'è il microfono che funziona davvero molto bene, in modo veramente eccellente. Avanti c'è un LED di stato perché gli auricolari basta cliccare, si accendono di colore bianco. Se clicchiamo oltre 5 secondi, si collegano direttamente al nostro smartphone perché iniziano a lampeggiare di colore blu lampeggiante. Ecco qua, e quindi si vanno a parificare. Ma
Volevo farvi vedere, per spegnere questi auricolari è davvero molto semplice, basta direttamente agganciarli. Ecco qua. Gli auricolari si spengono, sono molto comodi perché quando si appendono al collo basta agganciarli, rimangono agganciati. La calamita è leggermente lenta, poteva essere un pochettino più potente, l'avrei preferita, ma probabilmente l'hanno fatto per non rovinare il laccio. Di ottima qualità, antistrappo come vi dicevo prima, funziona veramente bene, la lunghezza è giusta, i comandi sono a portata di mano, ma vediamo un attimino come funziona il collegamento Il al nostro nostro smartphone. Il funzionamento dei nostri smartphone. BioPlay è davvero elementare, vediamo un pochettino come viene la parificazione con il nostro telefono, andiamo ad attivare il nostro Bluetooth sul telefono, andiamo ad accendere i nostri auricolari, li facciamo lampeggiare. Ecco qua che lampeggia blu, già sono stati visti, li andiamo ad accorpare direttamente all'interno dello smartphone. Sono stati collegati, il LED passa dalla luce blu alla luce bianca, gli auricolari sono pronti per l'ascolto, ma andiamo a vedere un attimino la nostra app. Andiamo direttamente, abbiamo scaricato dall'App Store direttamente la nostra app, eccola qua, andiamo ad attivare. A vedere l'installazione di questi BioPlay che già sono stati visti. Ecco gli auricolari sono stati visti. Voglio spendere due parole per questa app perché ha un pochettino di problemi perché quando si esce dall'app poi dopo non vede più assolutamente gli auricolari, ma possiamo sempre utilizzarli con il nostro lettore musicale. Abbiamo il sistema di volume direttamente. Vediamo, vi faccio vedere. Questo diciamo, è l'equalizzatore, ma abbiamo anche la possibilità di poter alzare e abbassare il volume con la nostra ghiera rotabile. Ecco qua, vedete? Il volume in questo momento è a massimo, quindi non c'è più bisogno di alzare il volume con il tasto fisico più, che corrisponde a più, quello posto nella parte Ma se superiore. clicchiamo All'interno andiamo ad aprire un diciamo, analizzatore di spettro che ci consente di poter, vedete, ampliare la spazialità della musica oppure ridurla oppure spostare sulla curva di equalizzazione il nostro suono che viene direttamente dallo smartphone. Ma io voglio dire una cosa, questa app per me va migliorata perché la compatibilità con Samsung S6 non è delle migliori perché se usciamo dall'app dopo l'app avrà problemi a rintracciare questi auricolari. Vi faccio vedere. In questo caso stiamo utilizzando un Umi Super che funziona davvero molto bene. La compatibilità, devo dire, è migliore assolutamente. Li andiamo a riattivare. Andiamo ad attivare il nostro lettore musicale. Eccolo qua. Vediamo un pochettino la musica da ascoltare. Gli auricolari partono. Ritorniamo nella nostra app. Col telefonino Umi funziona molto meglio. Invece con Samsung ci sono problemi di compatibilità. Ecco il problema. L'app trova gli auricolari, ma con Samsung a volte stenta a trovarli. Per il resto funziona tutto in modo perfetto. Possiamo ovviamente utilizzare le curve di equalizzazione come meglio ci pare. Dico la verità, questi auricolari mi piacciono moltissimo, anche se il prezzo è leggermente elevato, ma la qualità sonora di questi auricolari è davvero il massimo perché hanno un pochettino una pecca nel volume perché il volume non è troppo alto. Avrei preferito un pochettino di volume più alto. Voglio ricordare che questi auricolari, immediatamente appena comprati, appena attivati, si sono aggiornati col nuovo firmware. Quindi spero che comunque BioPlay lavori attraverso il firmware per alzare un pochettino il volume. Silenziamo un attimino la nostra musica, così possiamo parlare. Ecco, gli auricolari si spengono in questo modo qua, magneticamente. Fantastici, assolutamente molto belli, veramente signorili, ma voglio dire che il volume di questi auricolari è un pochettino basso, però dipende anche un pochettino dai device che non riescono a sparare musica forte, ma anche a massimo volume la musica è completamente perfetta. Li ho fatti ascoltare a vari amici, sono rimasti tutti quanti esterrefatti di questi auricolari perché veramente, veramente si sentono benissimo. Non do, diciamo, la valutazione massima per quanto riguarda il prezzo perché potevano costare un pelino in meno, ma se riescono a risolvere il problema dell'app e se riescono ad alzare un tantino, un tantone il volume e quindi far suonare veramente questi auricolari come Dio comanda, allora ci sarà una massima, massima, massima valutazione da parte mia.
Per ora è tutto con Bioplay da Gianluca Attanasio. Chi volesse scrivere può farlo a gianluca.attanasio@chiocciolai.it, sono a vostra disposizione. Ragazzi, grande prodotto, grande musica. La musica che ho sentito con questi auricolari non l'ho sentita da nessuna parte, con nessun auricolare. Per me questi sono il top del top. Peccato per il volume troppo basso e per l'app che fa acqua da tutte le parti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione con Bioplay.